Buon appetito! Oggi torta Camilla, a colazione davvero imbattibile ed è anche senza burro. Cominciamo dalle carote, le vado a pelare. Questo passaggio non è indispensabile se utilizzi carote biologiche e ben lavate. Poi possiamo procedere grattugiandole oppure per comodità, come faccio io, tagliandole a rondelle direttamente in un mixer. Acceno le lame. Ed ecco ottenuto il nostro trito. Vado a montare le uova con lo zucchero. Dopo 2-3 minuti, quando la montata è piuttosto stabile, vado ad aggiungere l'olio, segreto della sofficità di questo dolce. Te l'avevo detto che non c'è il burro. Profumiamo con la scorza d'arancia. Un tocco d'arancia per me a colazione non può proprio mancare, mi ricorda la mia classica spremutina. E la tua colazione preferita qual è? Mi raccomando, scrivimelo nei commenti. Aggiungiamo le carote. Come vedi la purea è molto fine, se però il tuo mixer non dovesse essere abbastanza potente puoi aggiungere l'olio per semplificargli il lavoro. Pizzichino di sale, indispensabile nei dolci. E adesso aggiungiamo il lievito setacciato, la farina 00. Anche le mandorle sono una caratteristica di questo dolce, le inseriamo alternandole in versione farina e latte. L'impasto è pronto, lo trasferisco nel caratteristico stampo a forma di zuccotto, già oliato e infarinato. Questo è soltanto un omaggio alle merendine dei nostri ricordi. La nostra torta Camilla cuoce adesso in forno statico a 180 gradi per circa 70 minuti. Un soffio di zucchero a velo e la nostra Camilla è pronta per la colazione. Non mi resta che assaggiare. Super buono!